furia di mantenere i colori arancioni e gialli, siamo poi dovuti tornare tutti a vivere questa zona rossa. Quindi io ritengo che se ad esempio a Bacoli, in Campania, avessimo adottato prima la misura della zona rossa, forse avremmo potuto vivere una Pasqua più serena, più aperta, di maggior contatto. Il voler tirare troppo in mesi, come dire, come quelli di gennaio, febbraio, in cui si poteva immaginare di poter fare una zona rossa diffusa per poi liberare un attimino, allentare la morsa nel periodo pasquale, e non lo si è fatto, e oggi viviamo questa difficoltà. Mi rendo conto che i comuni dell'isola oggi vivono meno contagi e vorrebbero essere non color rosso, però se io fossi un cittadino di Ischia o un amministratore di Ischia, preferirei vivere una zona rossa adesso per poter uscire dopo con un minor numero di contagiati, con minor morti, perché poi i contagi sono anche decessi e morte, quindi ragionerei più su omologarsi al sistema regionale, quindi deve arrestare zona rossa per essere maggiormente protetti. In altro caso è evidente che se le isole rimanessero zona arancione o zona gialla, ci sarebbe un'invasione in un luogo in cui tutti potrebbero andare, e quindi sarebbe difficile da andare a contenere. Quindi la soluzione di ogni territorio la conosce il territorio stesso. Nel caso di Ischia, ma anche di altre realtà, immagino la provincia di Benevento, di Avellino, che hanno chiesto simili, diciamo, deroghe, io sono più prossimo, vicino alla linea invece adottata dalla regione Campania, anzi, a mio avviso, la zona rossa andava fatta anche prima.